Io entro in scena. C'era. Grazie Angelo. Ragazzi, c'è chi è in vacanza da una vita. Adesso vi faccio una cosa. Allora, adesso io chiedo la cortesia a Walter Gianarelli che mette. Ecco qui. Adesso io vi presento un ragazzo che ha iniziato a suonare la fisarmonica all'età di 6 anni. Cioè, praticamente la fisarmonica era più grande di lui. Scusate. Allora, questo ragazzo ha 15 anni, arriva dalla provincia di Pavia ed è un talento, e noi l'abbiamo scoperto, noi di Super TV, e siamo orgogliosi di poterlo presentare al pubblico di Gatteo Amare. Abbiamo con noi Roberto Rossi, l'applauso! Giovanissimo! Vieni Roberto! Bene, ti facciamo mettere comodo. E lui è un ragazzo che, così, ascoltando la radio, si è appassionato di musica da ballo, invece di seguire, non so, Deep Purple, oppure, non so, Vasco Rossi, o non so, altri gruppi, lui ha detto io amo la fisarmonica. E lui si è ispirato ad un grande fisarmonicista bolognese che tutti noi abbiamo un grande ricordo, ed è il grande, grandissimo, uno dei più grandi maestri di musica del nostro tempo. Lo vogliamo ricordare insieme? Carlo Venturi. Facciamo un applauso al grande Carlo Venturi. Signori, Roberto ci esegue, accompagnato dall'orchestra, questo bellissimo brano dal titolo Il Carnevale di Venezia. L'applauso! Grazie Walter Gianarelli, grazie. Thank you.
Signori, Roberto Rossi, se a 15 anni uno suona così, chissà quando ne ha 20, 25, ma c'è una cosa di questo